Per Cuore Gialloblu, esperimento inedito, abbiamo finalmente per la prima volta un giocatore americano, his first time interview for a stranger player, e ci facciamo aiutare da Benedetta Abruzzese che oltre in qualità di totale amicizia ci aiuterà a portare avanti questa intervista. Ciao Benedetta. Ciao Fabrizio, per me è un onore, io ti Cuore Gialloblu e sono contentissima di avere qui con noi Devion Berry che sicuramente risponderà alle nostre domande. Ok, allora io chiederei subito a Devion che poi Benedetta traduce. Allora Devion, una partita difficilissima, molto difficile, sembrava più facile, invece poi abbiamo dovuto lottare fino all'ultimo secondo per portare avanti questa importante vittoria. A really really hard game. Probably at the beginning everybody thought that it was way easier, and instead at the end of the game you had to actually try to win at the end. Yeah, I mean we knew it was going to be a tough game, you know. We got out to a good start and you know, they kind of got a flow going in the second half, and when they got their rhythm we knew we was going to be in for a fight. Loro lo sapevano che in realtà sarebbe stata una partita molto dura, hanno iniziato bene, poi però all'inizio del secondo tempo loro si sono un attimo ripresi, hanno difeso molto più duro e alla fine appunto hanno dovuto proprio lottare con le unghie per portare a casa il risultato. Una cosa, facciamo una per una. Allora, la prossima partita abbiamo Brescia, una partita che sulla carta non doveva essere una partita di cartello inizio campionato, invece è una squadra molto forte, in testa alla classifica, ha vinto anche oggi. Cosa bisogna fare per migliorare rispetto a oggi, per andare a Brescia e provare a vincere, perché ormai il gap lo dobbiamo coprire, abbiamo un solo risultato. Next game against Brescia will be even tougher probably, because Brescia now is in the first position with Verona, and okay, at the beginning you guys, like the first game you guys won, but what should you do to win on Sunday? We got to come out and play as a team on Sunday. You know, we kind of been up and down on the road. We got to come out and play as a team, and everybody just trust each other, you know. Not one man could win the game a Sunday against Brescia. We have to come out strong as a unit, and you know, just everybody has to get into the fight, because we know it's going to be a tough match in their house and they're going to be ready for us. Dovranno giocare molto più uniti, dovranno giocare con alta intensità dall'inizio alla fine, non come questa partita dove ci sono stati, come ha detto lui, degli up and down. Loro giocheranno in casa, sono una squadra molto molto forte e loro per vincere veramente devono avere la concentrazione giusta da inizio partita fino alla fine senza mollare mai. One question for me. Okay, after Sunday, last Sunday that you guys lost against Napoli, there were high expectations about this game. We thought that okay, Trapani is not a bad team, but you are way better, and you actually showed it in the past game. But today, it wasn't like your as a team best performance. What did it go wrong? I mean, you know, they got a rhythm. Any team could come in here and beat any team on any given night, that's been proven around the league. So, you know, we can't worry about what anybody has expectations for us. We just got to worry about what the team has, and, you know, just don't worry about it. You know, as long as we come out with a victory, that's all that matters. Whether one player is off, whether one player is on, as long as we get the W in the end, that's the moral of the story. Domanda e risposta. Sì, loro in realtà non è vero, perché tutte le squadre che vengono qui, magari Trapani non è molto in alto in classifica, ma tutte le squadre che vengono qui, come abbiamo sempre detto, giocano la partita della vita, quindi comunque hanno giocato bene, a loro non interessa le aspettative, perché la mia domanda era appunto le aspettative che c'erano da parte del pubblico dopo la sconfitta di Napoli, di vedere una partita diversa. A loro non importano le aspettative del pubblico, l'importante è che loro vincano, ce l'hanno fatta e devono semplicemente cercare di migliorare partita dopo partita. Ultima domanda, hai visto tutte le squadre, ormai siamo nel girone di ritorno, Torino può vincere questo campionato? Now you saw all the team, you played against all the team, so the question is can Torino win this championship and the league? Of course. I wouldn't say we wouldn't win it. Yeah, we more than capable of winning it, you know, but it's a marathon, not a race. So, you know, we got to continue to get better and you know, be ready at the end. You know, it's how you start, but it's if we finish strong, then you know, anything can happen. Sì,
Sì, assolutamente può farcela Torino, siamo comunque solo al girone di ritorno, devono cercare di migliorare, ma l'importante è che facciano bene poi alla fine, perché se fai bene all'inizio e poi sbagli alla fine non vai da nessuna parte, invece loro piano piano stanno migliorando sempre di più, saranno pronti per fare questo salto. Ringraziamo Devion, Benedetta, I believe. Ok. Definitely. 100%. Thank you, Devion. Per cuore giallo blu, grazie mille, un ringraziamento particolare a Benedetta, se no. Grazie Fabrizio, grazie Elisa e grazie Devion. Grazie Devion. Grazie. Grazie.